Buongiorno, per i miei 2 giorni in montagna sono a Bormio. Perché ho scelto Bormio? Perché ci sono nello stesso posto montagna per sciare e terme. Quindi faccio la full experience in 2 giorni in chiusura dell'inverno. Con questa gita ho praticamente completato il mio kit, outfit kit per la montagna. Ieri sera sono andata last minute a comprare anche il giaccone, che era l'ultima cosa che mi mancava. Quindi questo è l'outfit of the day. Sono tutta Decathlon. Tra l'altro bellissima questa giacca, l'ho trovata super scontata, era tipo fine serie, rimasta l'ultima nella mia taglia, bellissima. Mi sento davvero fighissima. E il casco, occhiali che uso per la prima volta. Questi li ho spacchettati ancora 2 anni fa, ma mai usati. Quindi è arrivato finalmente il loro momento. L'unica cosa che prenderò, non so se il prossimo inverno o comunque la prossima volta, magari mi compro gli sci o me li faccio regalare. Vediamo. Intanto andiamo a farci questa giornata. Yay! Ho appena fatto una rossa di tutto rispetto e mi sento super orgogliosa di me. Ho ancora la discesa. Quando arrivo giù vi dirò l'experience. Mi trema un po' tutto, però ce la posso fare. Sono fiduciosa. Let's go! Ah, fatica, molta fatica. La mia bocca, la mia frangia dicono tutto. Ce l'ho fatta. Sono scesa da su, dal ristorante fino a qua giù e se riguardo indietro una pista del genere non l'avrei mai fatta prima. Sono molto fiera di me stessa. Ho realizzato mentre facevo l'ultimo tratto che io sto opponendo resistenza a quello che in realtà è naturale per questo sport, e cioè scivolare. Ho smesso di fare resistenza e sono andata molto meglio, però sento già che le mie ginocchia ne soffriranno. Però sono molto fiera. Piano piano sto imparando che in realtà ho più controllo di quello che sembra, e che in realtà si asseconda di più gli sci, con testa ovviamente, è meglio. Ho ancora un altro pezzo, ma sembra meno ripido di quello di prima. Spero sia veramente così. Devo scendere giù di lì. Wish me luck. Torniamo a noi. Alla mia frangia super sexy in questo momento, perché wow, favolosa. Comunque, cosa sta succedendo esattamente? Non mi faccio vedere bene in faccia perché questo sole mi sta uccidendo gli occhi, ma sono felice perché ho rifatto la stessa rossa. E sono riuscita a farla liscia, ma liscia liscia ci ho messo 10
10% del tempo che ci avevo messo inizialmente. Questo è un traguardo che mi fa emozionare, sì. Sono super fiera di me e di come sto gestendo tutto questo. Ho fatto una sola caduta, tra l'altro molto easy, in un punto molto facile dove avevo preso più confidenza e avevo cominciato a fare delle mosse un pochino più azzardate, e allora sono caduta, però niente male, non mi sono fatta male e sono super felice. Adesso sto risalendo verso il ristorante panoramico per fare una pausetta, ho bisogno di idratarmi, non ho fame, ho bisogno proprio di bere, riposarmi un po' e poi forse anche mangiare qualcosa, e poi voglio continuare a scendere fino a quando riuscirò, fino a tardi, fino a quando non sarà più possibile farlo per il tempo o perché dovrò andare via, perché ho le terme prenotate. Ecco, voglio continuare a scendere qui e fare questa pista su in alto, è bellissima. Wow, questi occhiali comunque sono una bomba. Io avevo sempre sottovalutato, ma perché non li ho mai avuti degli occhiali da sci, il potere degli occhiali da sci, e devo dire che sono meravigliosi, sono una cosa favolosa, cioè proprio vedo tutto nitidamente, riesco a guardare anche nella direzione del sole, non troppo, allungo, però comunque ci riesco, ma non è che ne ho bisogno, però ecco, adesso sono faccia al sole, avrò la punta rossissima stanotte, e questi occhiali mi proteggono davvero benissimo. È bellissimo qui, ragazzi, è bellissimo, non me la ricordavo così bella, perché forse non c'ero mai salita fino qua sopra. Gli sciatori bravi bravi dicono che qua non ci si diverte particolarmente, ma per una che come me non è proprio pro è super divertente, c'è tanto da imparare. Per un primo approccio direi che è più che wow. Sono troppo felice. Poi che tempo favoloso che mi è capitato oggi. Bello, bello, bello. Qui siamo sopra la terrazza del ristorante a 3000 metri. Vediamo anche se trovo qualcosa da mangiare qua. Cos'è il guazzetto? OMG, ma poteva esserci un giorno più bello di questo, sto pure levitando. È bellissimo. Non so come sarà sciare io la neve, però sembra nevicare molto. Non so neanche come definirlo. Sembra una danza, un valzer molto lento. Bellissimo. Questo è un sogno che si avvera. Non so come sarà sciare con la neve, però è bellissimo. Visibilità zero. Però sono felice perché volevo vedere la neve quest'inverno e ce l'ho fatta. Il pranzetto veramente buonissimo. Quei funghi erano la fine del mondo. Abbiamo aspettato tanto, per cui vi consiglio di arrivare belle due in poi. Non prima, perché sennò sprecate un'ora. Però ne basta la pena, perché era veramente tutto buonissimo, super super buono. Adesso con la panzetta piena e felice faccio un altro po' di mischia.
con la tisana, la menta, era la fine del mondo. Tra l'altro, dopo la mattinata a sciare, la tisanina alla menta, è quello che ci voleva. Quanto sono felice! E di nuovo in salita! La situazione è cambiata parecchio. C'è meno visibilità sicuramente. Questa è l'ultima salita. E poi proverò a scendere, no, non proverò, scenderò fino a giù con gli sci, cosa che non ho mai fatto, cioè l'ultima volta che ci ho provato sono scesa sul sedere, mentre oggi appunto di arrivare giù sugli sci. Sono veramente felice di aver deciso di regalarmi questa gita, questa sciata. Ne avevo bisogno, ne avevo bisogno ed è bellissimo. Non ce la faccio fare quelle quando... No, ma potete girare con qualcuno che presenza con lo sci verso l'alto. Sì, con la schiglia, ma te, puoi andare tranquilla, no? Devi aver più paura di andare giù di sci. Quindi bastone in mano. Ok. Ciao. E sana e salva in hotel. È un residence in realtà molto bello. Ho scelto questo posto perché era bellissimo e sto già prendendo possesso della stanza. Questa è la situazione, c'è anche il bollitore, macchina caffè, mini frigo, e è molto simile alla situazione a un hotel, però è appunto una sorta di residence. E tra l'altro c'è anche il giardino, guardate che bello, wow, il giardino è in comune però bellissimo, e c'è anche il parcheggio, tutto nuovissimo, veramente stupendo, una vista pazzesca. Io sono molto grata di essere tornata sana. Nell'ultima discesa sono caduta, non sono caduta in modo molto aggressivo, ma sono caduta un po' male, nel senso che stavo andando all'indietro con le gambe piegate e con gli sci attaccati e ho rischiato tutte e due le ginocchia, per cui in questo momento sono molto grata per averle tutte e due intere. Adesso è un po' tardi, per cui ci rivediamo un po' dopo, perché adesso tocca andare a rilassarsi un po' alle terme, quindi a dopo. Sono andata giustamente nel posto più appariscente, che non era quello dei bagni. Ah, sono in ritardo, sono in super ritardo. Funziona così adesso. Mi sembra più intelligente far trovare già tutto dentro l'armadietto. Credo che interromperò le trasmissioni dalle terme qui, perché mentre si è fatto buio, ma guardate qua, la vista comunque è spettacolare. E c'è la luna in primo piano, è stupendo. È molto scenografico anche di notte. La struttura ha anche un parcheggio bellissimo. È super comodo.
buongiorno. Che bella vista, che bel tempo, che bel sole, che bella faccia sonnata, che bella faccia ustionata. Qualcuno si è dimenticato di mettere la crema solare e adesso ho tutta questa parte qua ustionata. Non so neanche come esprimere come mi sento in questo momento verso di me, che ho fatto sta cavolata di non mettere la crema solare. Cioè proprio mi sto odiando, perché non va assolutamente bene arrivare a questo livello di ustione. Cioè proprio no. Mi consolerò con questa vista e questo posticino super bello. Questo residence è veramente bellissimo, è dotato di veramente ogni comfort tipo hotel, però è meno impegnativa la situazione di un hotel, è più come stare dentro una stanza di casa tua rifornita delle cose che ti servono in viaggio. I programmi per oggi non lo so, ma andrò alla scoperta. L'idea era quella di fare un giro a Bormio e poi rientrare. Niente attività super impegnative per oggi, ma adesso colazione. È arrivato il momento di lasciare questo splendido posto, ma prima un veloce outfit check, perché sono in full mood montagna. Sono tutta color crema e scarpette samba. Let's go! L'ultima cosa che si farà oggi è un bel giro per le vie di Bormio, perché non ho mai visitato la città e ho anche scoperto che qui è casa del Braulio. Non che mi importi molto del Braulio, però ecco, è una cosa che non sapevo. C'è un tempo splendido oggi, si sta molto molto bene. Piazza Cavour è troppo bella per non fermarsi per un aperitivo e il bar, la torre, è bello fuori ma in realtà anche dentro, perché ha degli interni molto molto caratteristici e belli. Ora è arrivato il momento di rientrare e posso dire di essere molto felice e grata a me stessa per aver organizzato questi 2 giorni, perché sono stati davvero bellissimi. È un posto che merita visitare per un paio di giorni di relax. Era veramente troppo tempo che volevo vivere un'esperienza full immersion dentro la montagna e Bormio permette veramente di fare di tutto, sia giri dentro il paesino, sciate, spa, di tutto, tutto quello che puoi immaginare o di cui puoi aver bisogno. In realtà questa combo con le terme a fine giornata merita davvero tantissimo. È tutto
tutto per questo video, è tutto per questo mini viaggetto. Tutte le volte che vado via mi ricordo perché devo organizzare più spesso, perché in realtà le esperienze che si fanno quando si viaggia sono sicuramente le più ricche e le più belle. In realtà sono dei regali che continueranno a portarti dei benefici nel tempo, perché le esperienze sono quello che non si esauriscono con il vivere queste esperienze in sé sul momento. Ti lasciano qualche cosa dentro per sempre. Quindi chiudo questo video. Ci vediamo nel prossimo, ma fino ad allora mi raccomando, come sempre, prendetevi cura di voi. Ciao!